Rieccoci qui al Salone del Risparmio 2019. Potete constatare che non ho uno, bensì due ospiti al mio fianco. Tra l'altro, che avete potuto vedere anche nella programmazione delle fonti TV, nella loro veste di intervista doppia, e giustamente li ritroviamo anche qui in doppia veste con me al centro. Allora, Luca Tobagi, Invesco, cerchiamo di capire qual è la vostra view di mercato al momento. Beh, i mercati nel 2019 sono partiti molto bene, molto forti. Questo è un rally al quale non ha partecipato quasi nessuno, segno che nessuno ci credeva. L'incertezza rimane ancora molto alta e molti investitori si sono scottati dopo il pessimo quarto trimestre dell'anno scorso. Che cosa fare da questo momento in poi? Noi crediamo che dal punto di vista del quadro economico complessivo ci sia ancora una situazione di crescita e di inflazione sotto controllo, moderata, quindi le banche centrali, come effettivamente è successo, si sono dimostrate ancora molto accomodanti, continueranno a sostenere l'economia e i mercati. Questo è un quadro favorevole sia ai mercati azionari sia a quelli obbligazionari. È possibile, visto che non ha partecipato nessuno, che a un certo punto nel prossimo futuro, date anche le tante situazioni di incertezza politica e non solo che potrebbero arrivare nelle prossime settimane a una loro evoluzione e magari anche a un compimento, no? delle tante incognite che ci sono oggi, magari potremmo avere una fase di correzione. Questa magari potrebbe essere l'occasione che tanti investitori hanno dichiarato di aspettare per rientrare nei mercati. La buona notizia è che rispetto ad esempio a un anno fa noi abbiamo non solo dei mercati azionari che offrono del valore perché hanno dei premi per il rischio interessanti, ma anche dei mercati obbligazionari che sono tornati ad offrire dei rendimenti interessanti, soprattutto nella parte a spread. Quindi questo vuol dire che dal punto di vista di asset allocation gli investitori e quindi anche i risparmiatori hanno più opportunità che un anno fa. Ecco, a proposito di quello che gli investitori e la clientela insomma può decidere di adottare come strategia, voi come Invesco su cosa state puntando? Beh, direi che prendo a spunto alcuni messaggi lanciati da Luca. Un tema forte oggi sul mercato italiano e direi in realtà a livello globale è che c'è un'enorme liquidità che si è creata nel mondo dei risparmiatori. Noi stiamo provando a cercare di capire come dare valore a questa liquidità e oggi, come ancora una volta Luca diceva, si stanno creando delle sacche di opportunità non soltanto sul mercato equity ma anche sul mercato a yield. E la risposta è soprattutto creare delle strategie che siano una risposta a quella che è poi la reale necessità dei nostri clienti. Abbiamo da poco condotto una ricerca a livello europeo con un focus particolare sul mercato italiano, alla quale abbiamo chiesto agli investitori finali quali fossero le loro esigenze più importanti e in maniera molto chiara, in maniera molto diretta il risparmiatore ha risposto a avere soluzioni che sono capaci di creare un reddito aggiuntivo dalle soluzioni dal loro progetto finanziario, quindi soluzioni ad income. Beh, su questo direi che Invesco ha una storia ultradecennale, quando si diceva meglio due sempre meglio che uno, abbiamo due grandi soluzioni di investimento sul mercato italiano, Payuno Piena Income che ha oltre 10 anni di track record e sicuramente più nuova con quasi 4 anni di track record Global Income che ha un panorama di investimento più ampio, investe a livello globale con un'esposizione più alta sul mercato azionario, quindi da un minimo del 35% al massimo del 65%, con l'opportunità di investire ancora una volta rispetto a Payuno Piena Income sui paesi emergenti che dal nostro punto di vista diventano un asset class importante, fondamentale da detenere all'interno nel portafoglio per generare quell'income che è ricercato ancora una volta dai nostri investitori. Tornando un po' alle tematiche macroeconomiche che ci riguardano, Luca Tobagi, la questione dei dazi e della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, troviamo capitoli su capitoli sempre nuovi e novità anche rispetto alla Via della Seta, anche gli incontri che sono stati fatti qui in Europa. Ecco, da questo punto di vista che cosa ci possiamo aspettare sui mercati? Io penso che dal punto di vista dei catalyst di mercato un'eventuale tregua, no, nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe essere uno dei più importanti per fare diminuire un po' la percezione di rischio globale che c'è. Detto tutto questo, una cosa che mi piace sempre ricordare è che molto spesso noi guardiamo le cose, non dico sbagliate, ma da una prospettiva non perfettamente corretta, cioè
Pensiamo a quanto tempo e quanto spazio è stato dedicato nell'ultimo anno e mezzo alla questione della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, che è una questione importantissima e ha dei risvolti economici oltre che politici importanti. In pochi sanno che il commercio estero che la Cina fa con i paesi della nuova via della seta è già da 5 o 6 anni più del doppio in valore rispetto a quello che fa con gli Stati Uniti. Quindi essere focalizzati sulla nuova via della seta rispetto ad altre tematiche come quella della guerra commerciale è una cosa che ci avrebbe potuto aiutare a mettere nella giusta prospettiva tutte queste preoccupazioni e quindi io auspico che insomma, tutti quanti, investitori, mezzi di comunicazione, no, possiamo fare la nostra parte, perché molto spesso quando ci sono i famosi rischi di mercato, prima che i rischi diventino realtà si parla di percezione, no? Quindi le valutazioni riflettono anche questo e questo è un ottimo esempio di uno dei rischi che bisogna valutare bene nella corretta prospettiva. E infatti qui prendiamo in carico anche il ruolo dei mezzi di comunicazione assolutamente nel dare le informazioni più complete e articolate possibili. Giuliano da Conti, come da un punto di vista invece della strategia di investimento si può cavalcare l'onda lunga di questi temi? Beh, direi che la risposta è molto semplice. Luca ha parlato di una straordinaria opportunità di investimento sui mercati emergenti e non solo emergenti relativi al Via della Seta. Oggi con orgoglio posso dire che Invesco come società di asset management ha giocato decisamente di anticipo. Siamo la prima società oggi nel mondo dei fondi di investimento ad aver lanciato un fondo che investe proprio su questa iniziativa, l'iniziativa della Via della Seta, sulla Belt and Road Initiatives. Non è un caso che il fondo che oggi è a disposizione di tutti i nostri risparmiatori, sia retail che istituzionali, prende il nome di Invesco Belt and Road Debt Fund, un fondo che diversamente dai tematici oggi a disposizione dei clienti è un fondo obbligazionario che investe fondamentalmente sulla capacità di finanziare questi progetti infrastrutturali, in tecnologia, in consumi, in sostegno al mercato delle banche, e direi che è una straordinaria occasione che dal punto di vista investment i nostri clienti devono e possono prendere grazie a questa unicità oggi sul mercato. Perfetto, quindi insomma anche un'ulteriore opportunità da un tema che era nato magari con un altro tipo di focus. Grazie mille, rinnovati a Luca Tobacci e Giuliano da Conti di Invesco per essere stati con noi. Non mi resta che lasciare la linea allo studio.